Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, una puntata al Watch Meeting. Cazzo, siete sveglissimi, proprio. È il pubblico migliore che ci può essere. Siamo qua in attesa che apra il negozietto per andare dentro a vedere anche un po' gli orologi. Intanto qua abbiamo fatto due chiacchiere con gli amici. E possiamo anche vedere qualche orologio del giorno. Eccolo qua, lui, simpaticissimo, bravo. Ora comparirai nel video. Guardiamo gli orologi del giorno. Lui ce l'ha come il mio, lui ha vinto. Lui ha vinto. Ma che robetta, Lei. Un altro bello orologio del giorno, questo. Anche questo qua è come il mio. Questo l'ho comprato dietro la tua recensione. Però il bracciale? Ho preso quello in bronzo. Ce l'hai? Il bracciale ce l'ho a casa. Bravo, bravo, bravo. Oh, il bimbino con l'orologino del giorno, guardalo un po'. Come il tuo? Come il mio, ce l'ho anch'io questo. Jacopo, giusto? Sì. Rock. Allora ragazzi, siamo entrati dentro al Gonozio qua, la baracchetta del buon Giacomo, e guardiamo il primo banchetto che c'è, Longines. 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 Scappano tutti qua perché non vogliono farsi riprendere. Si vergognano, pieno di timidi qui dentro. E cosa ci ha portato Longines? Ah, ci ha portato una rappresentazione delle ultime uscite del prodotto, quelle un pochino più rappresentative, anche se come sappiamo tutti poi la collezione è molto molto vasta. Queste diciamo sono le ultime uscite di circa l'ultimo anno di produzione. Quelle ovviamente vediamo Conquest, questi qui nello specifico sono i nuovi da 38 mm, i Conquest ovviamente Classic con la riserva di carica, Flagship con Fasi Luna in blu, in silver, versione ovviamente GMT in oro, super tiratura limitata. E poi qua c'erano i classici, eccoli qua. Lì, Legend Diver da 39. In attesa che esca qualche altro colore, no? Sì, in attesa che ovviamente la famiglia si allarghi. C'avevo quello nero e quello blu per adesso, da 39, tutto lì. E poi quelli che vanno per la maggiore, anche i Hydro Conquest GMT, ovviamente bellissimi in tutte le varie colorazioni e dimensioni, perché ricordiamo che nasce come 41, ma con l'ampliamento di collezione di quest'anno è stato aggiunto anche il 43 per i polsi un pochino più abbondanti. Va bene, dai. Poi ovviamente abbiamo tutta la nostra esposizione là di tutto il prodotto Longines. Ok, e poi abbiamo qua il banco dell'amico Dominic, ho detto anche Dominic, perché la francese è Dominic, che esatto. È il rappresentante di Vulcane oggi qua. Buongiorno. Buongiorno caro Dominic, e cosa ci hai portato? Allora, lì c'è la nuova Skin Diver Arancio. Arancio? Sì. Ma in molti si staranno domandando se il bracciale... Acciale. Il bracciale in acciaio. Sta per arrivare. Sì, finalmente, dopo tante attese sta per arrivare, penso fine giugno. E comunque online si è già vista qualche... Sì, c'è quello acciaio della Nautical che puoi già comprare sul nostro sito. Questo è l'edizione full black, 50 pezzi nel mondo. Oh, full black acciaio PVD questo? Sì. E questo è l'originale. Altre novità... Skin Diver bronzo e gold. Questo qua è PVD gold, eh? Sì, questo è PVD gold e questo è bronzo. Il bronzo. E il colore del bronzo è solo nero? Nero, e c'è anche il blu, e il gold lo stesso, blu e nero. Sì, perché la coppiata bronzo-blu è secondo me il colore migliore. Sì, esiste. Ne ho preso soltanto due, certo, per l'evento. Va bene, poi gli altri sono i cricket, vediamo. Sì, e sta per arrivare anche la Skin Diver Brown, penso fra due settimane. Brown. Poi sono i Grand Prix, Champagne e Silver. Ho fatto la recensione anch'io del Grand Prix, eccolo qua. La versione Champagne e Silver. Sì. Argenté. E lì ci sono due edizioni limitate.
Monopulsoir, monopulsante e Chrono 70s Green. Sono due edizioni limitate, una di 50 pezzi e l'altra di 100 pezzi. Grazie mille, Dominique. Prego. Oggi ovviamente sponsor della giornata è Oris, vedete, tra un po' grande attesa arriverà anche Umberto Pellizzari, vi faccio vedere un po' di prodottini. Mondo Oris, abbiamo già tutte le novità in tutte le misure, in tutti i modi. Qui ci metto la mano perché questa è una novità sotto embargo, a chi oggi entrerà in questo negozio glielo faremo vedere, le potranno anche polsare, voi dovrete aspettare da casa la data di uscita. Per il resto ci sono tutte, no? Per il resto ci sono tutti, ci sono già tutti gli Aquis che hai già recensito anche te con la cassa nuova, cinturinati gomma, braccialati acciaio in tutte le misure, calibro ovviamente di manifattura e non. Allora, mi faccio entrare, vi spiego come troverete a sinistra, troverete l'esposizione di pochettino. Signor Cecchini, io vado fuori. La ringrazio. Non ci state mica tutti dentro. Spingete. Com'è la situazione dentro? Piena. Ciao Piero! Io non la conosco, lei è venuta per te. Oh, ma io ho perso Davide Cecchini. Cercasi Davide Cecchini. Dov'è? Sta là dietro. C'è un pacco per lui. Grazie. Ci vediamo qua in giro. C'è la bambina di un anno e mezzo che ti vuole conoscere. Sono che qua. Sei pazza per i tuoi figli. Sono qua. E ci vediamo dopo. Capirà tutto sicuramente di quello che dico. Appena ti vedo. Davide. Bambino, ci teniamo a farti vedere. Ma che bello questo Vagari qua. È un quarzon. È un quarzon questo, però è bello. Bravo. Anche gli occhiali sono belli. Grazie Davide. Figurati. Ciao. Anzi, devo andare a fare un'intervista un attimo. Una foto con lui, dai. Arrivo. Al volo, dai, poi ce ne andiamo. Dai. Grazie Davide. Prego. Saluto Davide. Da Brescia. Davide. Dell'amicizia. Eccolo. Siamo nati lo stesso giorno, stesso orologio, stessi amici. Grazie. Grazie. Questo non l'hai mai visto. Bello. Siamo nati tutti e due il 4 aprile, siamo amici. Ci ha fatto il regalo quest'anno. Qua la detto... Belli, caro belli. Davide, questo non l'hai mai visto, è un Romeo Ferraris. E che roba è? Ci vogliono 10 minuti per spiegarti tutta la storia, quando ce li hai... Sì, grazie. Volevo salutarti, sono venuto da Milano. Io mi dilego, scemo dopo. Bello quello lì. Una foto, dai. Vai, sono qua. Ci tengo, sono venuto da Milano. E io sono qua apposta, sai. Prego. Seguiamo tutte le sere. Gli ultimi 5 anni con la tua storia di video. E... Questo poi ti racconto la storia, non ritardi. Poi non ti becco più. Ciao. C'è il flash. Grazie. Numero uno. Ma è un porto, dai. Ah no, non è il flash, era spento. Grazie, sei un grande. Noi siamo da Torino. Oh. Torino, lei toscana. Ragazzi, bravo. Lei non ce l'ha fatta ancora a vedere i tuoi video, eh? Ogni tanto ci provo, ma... Sento la mattina, però. Bravo, non guardare questo è grazie a te. Ti innamori se guardi i miei video. Io, ma... Va bene comodo, racing, un pochino con le impunture così, comodo. Sta questo bene è il famoso Oris dei video, questo è bello, sì, bello forte. Io c'ho gusto, ragazzi. Noi siamo invece da Milano.
Tra l'altro, ho okay. parlato la moglie. Ho mandato io il video, bravo. Che adesso ero l'oggi. Tratti meglio. E quindi sì, mi viene naturale proprio. Ciao Davide. Ciao. Allora, tutto bene. Sono di lunedì. Fare una foto. Certo. Sì, a lui si vestono un po' da contadino. Sì. Fai così. Piace? Sì, il tutto con io. Bello, 38 mm. È 38 questo. Sì. Minchia, ma ti sta grosso. Allora, siamo qui con l'amico Umberto Pellizzari, noto apneista, nonché uomo di Oris, sponsor, no, del marchio, ma non solo, perché è anche uomo di spettacolo, vero? Ma no, no, preferisco andare sott'acqua. E nonché anche autore di libri. Ogni tanto ne scrivo qualcuno, sì. E i tuoi prossimi programmi quali sono? Ho visto che fai continui a fare i corsi. Sì, sì, faccio tanti corsi, stage. Ho qualche viaggio in programma per dopo l'estate, vogliamo fare delle produzioni, incontrare i balene, capodogli, squali, delfini, quindi gli incontri con i giganti del mare, e quindi stiamo mettendo insieme questa produzione, poi tanti corsi, ho un libro sulla parte mentale, l'importanza della respirazione. Vedi che qui. Sei anche un autore di libri. Sì, no. Ma racconto, diciamo, della mia esperienza. E invece quella esperienza simpatica che avevamo fatto con Oris sul raccogliere rifiuti in mare, pensi che si ripeterà? Sì, si ripeterà il 9 giugno, si chiama Spazzapnea. Sì, il 9 giugno. Spazzapnea, ci sarà ancora Marina di Pisa, dove, diciamo, okay. dove eravamo insieme. Io quest'anno sarò in Liguria, a Genova, e quindi cerchiamo di pulire un po' il mare che ne ha bisogno. Ok, ok, ok. E chiaramente l'orologio del giorno dell'amico Umberto cosa poteva non essere? L'Aquis Oceano Pulito, che lo indossi sempre con il bracciale. Te. Allora, questo non è l'Oceano Pulito, ah, questo no, è l'Aquis il 4000, e il calibro. È un orologio molto molto bello. Ok, ok, ok. E l'Oceano Pulito è quello che io indosso a volte col bracciale rosso. Con il cinturino arancione e coccio. Sì. Sì, ma quindi quello col calibro di manifattura. Ah, bravo, bravo, ti sei aggiornato. Bravo, grazie. E quali sono le novità? Siamo qua con gli amici del gruppo Ardito. Ciao a tutti. Fabio. Ciao Davide. Fabio, esatto. Allora, le novità sono, vabbè, innanzitutto si può vedere il lince in bronzo. Con la cassa in bronzo, CUSN8 come titolo di materiale, diverso dal solito CUSN8 che usano tanti altri, col fondello in titanio grado 5, impermeabile a 1000 metri. 1000 metri, è simpatico, È un orologio molto meccanico, tutto sommato 110 grammi per un orologio impermeabile a 1000 metri. Una seconda, ma in questo modello qua, per esempio, si può cambiare assolutamente la ghiera. Con l'attrezzo che c'è in dotazione nella confezione, quindi con una chiave brugola si possono cambiare le lunette. Qua ne abbiamo diverse colorazioni. Quindi per assurdo, su uno di bronzo gliela posso mettere anche nera. Assolutamente sì. Queste sono in ergal colorato, quindi in ergal armonizzato. Praticamente come si facevano i pezzi, si fanno ancora i pezzi per le moto. In sì, esatto. E quindi si possono cambiare le colorazioni. Poi abbiamo perché non si fanno mai gli orologi in alluminio? Noi ne abbiamo fatto uno che si chiama Piuma, che è in vetrina, che ma solitamente non li fanno. No, solitamente non li fanno perché la paura è che il materiale non sia anodizzato sufficientemente bene e quindi possa ossidarsi. Quindi è un problema di qualità di anodizzazione. No, e non c'entra niente la resistenza agli orologi. Chiaramente la durezza è inferiore rispetto ad un acciaio. Quindi devi trattarlo un attimino meglio. Scusa, e poi anche i cronografi hai nuovi? Noi, questa è la presentazione ufficiale dei cronografi che saranno disponibili per luglio. Questo è il primo che partirà, è un cronografo sempre in titanio grado 5. Allora, questo qua sarà anche in titanio, ma pesa? Sono 125 grammi, 130. E questo è uno di quei casi nei quali il titanio è necessario veramente, perché sì, altrimenti se esatto. fosse acciaio... Esatto. Saremmo rovinati, perché a me piace sentirli, no, gli orologi. Sì. Il titanio di solito è chiaro. E invece sto qua va. Perché comunque dentro senti come rulla. Dentro c'è il Landeron 72. Ah. E questa versione qua? E questa è una versione regata. Questa qua è bella assai, eh. Minchia che ho spessore. Comunque sono uguali. Ho spessore delle sono 16 mm 8. Ma l'impermeabilità quant'è? L'abbiamo testato a 2250 metri. E diciamo che è un record per il crono. Tasti e pulsante vite. Sì. Questo qua da regata, ma oddio, il gruppo Ardito con le regate c'entra poco e niente. Sì, però. Però è ganso, però è bello. Ma la sua figura, insomma. È bello. Cioè, esteticamente è più bello questo qua, per assurdo. Bene, complimenti, cioè ci vuole un polso.
c'è un polso. È un 42 di diametro, quindi non è neanche eccessivo, così. Insomma. Perché comunque il pregio della struttura, di come è stato fatto, che il baricentro è molto basso, quindi comunque la portabilità non è così inficiata e l'effetto pendolo non è così marcato. Sono tutti cinturinati, eh? E qua abbiamo la novità, arriverà in un secondo momento il bracciale in acciaio specifico per il centauro, il crono centauro. E poi abbiamo fatto il bracciale in titanio per il lince. Peccato per i finali dritti. Perché è nato, il lince è nato per il cinturino e quindi sì. le ansette sono molto, molto corte. Ah. Quindi manca la carne per fare la capottina in effetti, piena. Insomma. Se questo qua avesse uno spessore normale la differenza non si vedrebbe perché va a toccare praticamente la casa. È il fatto che molto spesso quindi ti vedi questo scalino qua. Però chi prende questi orologi qua se deve sbattere gli scatoloni dello spessore perché certo. Sono orologi... Tool watch. Comunque bello, non può sembrare, però è un 12 mm e mezzo di spessore. 12 e mezzo? Sì. È ingannevole. Sì. È tutto... Perché magari su questo è meno marcato perché ha la lunetta sì. Più svasata, magari te ne accorgi meno. Va bene. Orologi simpatici. Complimenti per le novità. Dai. Grazie. Allora ragazzi, qua la giornata è finita, ci siamo anche rotti gli scatoloni di stare qua. C'è anche l'amico Caramaschi che è venuto a rallegrare la giornata con il suo carisma, con le sue risate, vero? Grazie. Io vi ringrazio per essere arrivati fino qua e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love!